Ciao ragazze, oggi vorrei fare questo vestitino con voi, che è un vestitino, è una presina. Il mio ho lavorato usando dei fili che avevo a casa, che mi erano rimasti da altri lavori, per quello ho lavorato con due fili perché era un filo molto fino, ma potete lavorare benissimo con filato numero 5 che viene molto bene. Andiamo a tutorial. Inizio lavorando 16 catenelle. Per quello lavorerò tutte le mie 16 catenelle e dopo ritorno per continuare insieme. Ho già lavorato le mie 16 catenelle, per questo io entro nella prima catenella e chiudo con un punto bassissimo. Così ho formato il mio anellino. Adesso io lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, vado nel mio anellino e lavoro il mio secondo punto alto. Vado nel mio anellino e lavoro il terzo, il quarto, il quinto e così continuo fino ad aver lavorato un totale di 32 punti alti, contando con le 3 catenelle iniziali. Ho già lavorato i 32 punti alti, adesso vado lì dove ho le 3 catenelle, vado su della terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Inizio il mio secondo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, vado nel mio terzo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel quarto punto alto e lavoro un punto alto. 2 catenelle. Vado là dove ho il quinto punto alto e lavoro un punto alto, vado nel sesto e lavoro un punto alto. 2 catenelle, vado nel prossimo punto alto senza saltare nessuno e lavoro un punto alto, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. 2 catenelle, vado nel prossimo punto alto e lavoro un punto alto. Vado in quello dopo e lavoro un punto alto, così continuo a lavorare tutto il mio giro. Alla fine avrò 16 gruppi di 2 punti alti divisi da 2 catenelle. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho i 16 gruppi di 2 punti alti separati da 2 catenelle. E ho già lavorato qua le ultime 2 catenelle, per questo vado lì dove ho lavorato le 3 catenelle, che è il mio primo punto alto di questo giro, entro nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Entro nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo qua dove ho le 2 catenelle e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Ritorno lì nelle stesse catenelle e lavoro un altro punto alto. Lavoro una catenella, ritorno qua nelle stesse 2 catenelle e lavoro altri 2 punti alti. Così ho lavorato un punto ventaglio che è fatto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Adesso lavoro una catenella e vado là dove ho il prossimo gruppo di 2 catenelle che farò la stessa cosa. Lavorerò 2 punti alti, 2 catenella e 2 punti alti. Lavoro una catenella. Vado là nel prossimo gruppo di 2 catenelle e faccio sempre la stessa cosa, 2 punti alti, 2 catenella e 2 punti alti. Lavoro una catenella, vado là nelle prossime 2 catenelle e lavoro un altro punto ventaglio, lavoro 2 punti alti. Una catenella e 2 punti alti.
lavoro una catenella di separazione, vado là nel prossimo gruppo di 2 catenelle e continuo lavorando i miei punti ventaglio. Alla fine avrò 16 gruppi di punti ventagli separati da una catenella. Ho già lavorato tutto il mio giro, lavoro solo l'ultima catenella e vengo qua dove ho iniziato, che ho lavorato 3 catenelle. Vado nella terza catenella e chiudo il mio giro con un punto bassissimo. Il mio lavoro sembra che è tutto ondulato, ma se noi chiudiamo a forma di vestitino, vedremo che non è così. Viene proprio giusto, giusto come deve essere. Per questo adesso inizierò il prossimo giro entrando nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo qua dove ho la catenella che rimane là in mezzo al mio punto ventaglio e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle, ritorno là nella stessa catenella e lavoro un altro punto alto. Lavoro una catenella, ritorno là nelle stesse catenelle e lavoro altri 2 punti alti. Così ho lavorato in quella catenella un punto ventaglio. Adesso io salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la catenella e lavoro un punto alto. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vado là nella catenella che rimane in mezzo al mio punto ventaglio e faccio un altro ventaglio. Per quello lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la catenella e lavoro un punto alto. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la catenella e lavoro un punto ventaglio. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la catenella e lavoro un punto alto. Salto i prossimi 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la catenella che lei rimane in mezzo al mio punto ventaglio e lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua nella catenella e lavoro un punto alto. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vado nella prossima catenella e faccio il mio punto ventaglio, per quello il mio giro rimane così. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho finito lavorando il punto alto che rimane da solo lì nella catenella, cioè il punto ventaglio, e dopo ho lavorato il punto alto. Adesso io vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato le 3 catenelle, vado nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Entro nel mio secondo punto alto perché inizio il prossimo giro e lavoro un punto bassissimo. Vengo qua nella catenella e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 3 catenelle, ritorno là nella stessa catenella e lavoro il mio secondo punto alto. Lavoro una catenella, ritorno là nella stessa catenella e lavoro altri 2 punti alti. E così ho fatto il mio punto ventaglio con 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Adesso vengo qua dove ho quello punto alto che è stato lavorato da solo, per quello io salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua nel terzo che è il punto alto che è stato lavorato da solo nel giro sottostante e lavoro 2 punti alti, 1 e 2. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua nella catenella che rimane là in mezzo al mio punto ventaglio e faccio un altro ventaglio, per quello lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti.
salto i due punti alti senza lavorare, vado all'anne terzo, che è quello punto alto che è stato lavorato da solo, e lavoro due punti alti, uno e due. Salto i prossimi due punti alti senza lavorare, vado là dove ho la catenella che rimane in mezzo al mio ventaglio e faccio un altro ventaglio. Per quello lavoro due punti alti, una catenella e due punti alti. Salto i due punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro due punti alti. Salto i due punti alti senza lavorare, vado là nella catenella e faccio un ventaglio, due punti alti, una catenella e due punti alti. Allora in questo modo continuerò a lavorare tutto il mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro. Adesso vengo qua dove ho le 3 catenelle, vado nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Così posso tagliare questo filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché io ritorno lavorando con un altro colore. Adesso che ho già nascosto il mio filo, io vengo con il colore che desidero, vado dove ho i due punti alti che rimane tra un punto ventaglio e l'altro, e ho quei due punti alti che è stato lavorati nel punto alto del giro sottostante. Io entro nel primo di questo punto alto, può essere uno qualsiasi di questi due punti alti che sono là da soli, per quello posso entrare in questo, ma posso entrare anche in quello dopo, che non cambia niente. Allora io vado in questo primo e metto lì il mio filo. Adesso io ritorno in quello primo punto alto e lavoro un punto basso. Vado nel secondo punto alto e lavoro un punto basso. Salto i due punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la catenella che rimane in mezzo al mio punto ventaglio e lavoro 3 punti alti. Ora faccio 1. 2 e 3. Lavoro una catenella, ritorno qua nella stessa catenella e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Così ho lavorato un punto ventaglio di 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Adesso io salto i due punti alti senza lavorare, vengo qua nel terzo, che è il primo di quelli due lavorati da soli, e lavoro un punto basso. Vado in quello dopo e lavoro un punto basso. Salto i due punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la catenella e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Lavoro una catenella, ritorno là nella stessa catenella e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Salto i due punti alti senza lavorare, vengo nel terzo e lavoro un punto basso. Vado nel prossimo e lavoro un punto basso. Salto i due punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Lavoro una catenella, ritorno là nella stessa catenella e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Salto i due punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto basso. Vado nel prossimo e lavoro un punto basso. Allora in questo modo continuo a lavorare tutto il mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro.
Per questo adesso che ho finito di fare il mio punto ventaglio, vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato il mio primo punto basso, entro in questo punto basso e chiudo con un punto bassissimo. Così ho finito questo giro. Per questo posso tagliare, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché io ritorno lavorando un'altra volta col colore beige. Da adesso io vengo con il colore beige. Vado in un qualsiasi dei miei ventaglio dove c'è la catenella e metto là il mio filo. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, ritorno e lavoro un altro punto alto. Lavoro una catenella, ritorno là nella stessa catenella e lavoro altri 2 punti alti. 1 e 2. Così ho fatto un ventaglio con 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Adesso io vengo qua dove ho i 2 punti bassi, vado nel mio secondo punto basso e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho il prossimo punto ventaglio, vado là nella catenella, per quello io salto i 3 punti alti, vado nella catenella. Lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Salto i 3 punti alti senza lavorare, il primo punto basso, vado nel secondo punto basso e lavoro un punto alto. Salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e faccio un punto ventaglio, per quello lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Salto i miei 3 punti alti senza lavorare, il primo punto basso, vado dove ho il secondo punto basso e lavoro un punto alto. Salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e lavoro 2 punti alti. Lavoro una catenella e altri 2 punti alti. Allora, il mio lavoro è così. Io ho fatto 1, 2, 3 e 4 ventaglio. Allora io conto 1, 2, 3 e 4 ventaglio. Vengo qua nel quinto ventaglio, vado dove c'è la catenella e lavoro lì un altro ventaglio, per quello metto così, entro nella catenella e faccio 2 punti alti. Così qua io ho già il spazio per la manica. Lavoro una catenella, ritorno là nella stessa catenella e lavoro altri 2 punti alti. Adesso io salto i 3 punti alti senza lavorare, un punto basso, vengo nel secondo punto basso e lavoro un punto alto. Salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e faccio un ventaglio con 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Salto i miei 3 punti alti senza lavorare, il punto basso, vengo nel secondo punto basso e lavoro un punto alto. Vengo nel ventaglio, vado dove c'è la catenella e faccio un altro ventaglio, lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Salto i 3 punti alti senza lavorare, il primo punto basso, vado nel secondo punto basso e lavoro un punto alto. Salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo qua nella catenella e lavoro un ventaglio, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti.
Così ho già lavorato da questa parte 1, 2, 3 e 4 ventaglio. Per questo vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato le 3 catenelle, entro nella terza catenella e chiudo con punto bassissimo. Così ho finito questo giro. Inizio il mio secondo giro entrando nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo nella catenella e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, ritorno lì nello stesso spazio e lavoro un altro punto alto. Lavoro una catenella e altri due punti alti. Vengo qua dove ho il punto alto che sta tra un ventaglio e l'altro, ce l'ho il punto alto, entro in questo punto alto e lavoro due punti alti, 1 e 2. Vado nel prossimo ventaglio dove c'è la catenella e faccio un altro ventaglio, lavoro due punti alti, una catenella e due punti alti. Vado nel punto alto che è là da solo e lavoro due punti alti. Vado qua dove ho la catenella del mio ventaglio e lavoro un altro ventaglio, per quello lavoro due punti alti, una catenella e due punti alti. Vado là nel punto alto che ho lavorato da solo e lavoro due punti alti. Vado nella catenella del mio punto ventaglio e faccio un altro ventaglio, lavoro due punti alti, una catenella e due punti alti. Adesso io ho finito di lavorare questa parte, per questo vengo qua dove ho il punto ventaglio da questo lato, il punto ventaglio da quest'altro, entro qua in mezzo e lavoro un punto alto e due punti alti. Vengo qua dove ho il punto ventaglio, vado nella catenella e lavoro due punti alti, una catenella e due punti alti. E così continuo, vado nel punto alto e lavoro due punti alti. Continuo a lavorare fino ad arrivare qua nell'ultimo ventaglio. Ho già finito di lavorare fino ad arrivare lì dove ho l'ultimo punto ventaglio. Adesso io entro qua dove ho la manica, che ho punto ventaglio di qua e uno di qua in questo spazio, e lavoro due punti alti, 1 e 2. Vado lì dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato 3 catenelle, vado nella terza catenella e chiudo con punto bassissimo. Così ho finito questo giro. Inizio il prossimo giro entrando nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vado nella catenella e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Ritorno e lavoro un altro punto alto. Una catenella e altri due punti alti perché faccio così il mio ventaglio. Adesso vengo qua dove ho i due punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Vado nel secondo e lavoro due punti alti, 1 e 2. Salto i due punti alti senza lavorare, vado là nella catenella e lavoro un ventaglio, per quello lavoro due punti alti, una catenella e due punti alti.
salto i due punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho i due punti alti che è là da solo, vado nel primo e lavoro un punto alto, vado nel secondo e lavoro due punti alti, vado là nella catenella del mio ventaglio, per quello io salto i due punti alti, vengo nella catenella e faccio un altro ventaglio, due punti alti, una catenella e due punti alti. Vado dove ho i due punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto, nel secondo lavoro due punti alti. E così continuerò a lavorare tutto questo giro. Ho già finito di fare il mio giro, per quello vado là nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Adesso inizierò il quarto giro che lavorerò con lo stesso metodo che ho lavorato in questa e così lavorerò anche tutti gli altri giri. Entrerò nel secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo nella catenella e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle che è il mio primo punto alto, ritorno lì nella stessa catenella e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella e altri due punti alti. Così ho lavorato il mio punto ventaglio. Adesso vengo qua dove ho i tre punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Vado nel secondo, lavoro un punto alto. Vado nell'ultimo e lavoro due punti alti, uno e due. Salto i prossimi due punti alti senza lavorare, vado là nella catenella e lavoro un ventaglio. Faccio due punti alti, una catenella e due punti alti. Vengo qua dove ho i tre punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto e nel terzo io lavoro due punti alti. Uno e due. Salto i prossimi due punti alti senza lavorare, vado là nella catenella e lavoro il mio ventaglio, faccio due punti alti. Una catenella e due punti alti. Vengo qua dove ho i tre punti alti, vado là nel primo, lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto, nei tre lavoro due punti alti e così continuo in tutto il mio giro. Dopo inizio il prossimo giro che lavoro come in questo, faccio il mio punto ventaglio. Poi vengo qua dove ho i quattro punti alti, lavoro un punto alto nel primo, un punto alto nel secondo, un punto alto nel terzo, nell'ultimo lavoro due punti alti. E così farò in tutti i giri, lavorerò sempre un punto alto per ogni punto alto, nell'ultimo io faccio sempre due punti alti. Lavorerò in questo modo fino ad avere un totale di 11 giri. Per quello io lavorerò il mio, voi lavorate i vostri e dopo torniamo per continuare insieme. Io ho già lavorato il mio, per quello qua io ce l'ho i miei 11 giri, qua io ho un punto alto, qua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, io ho finito con 11 punti alti. Per questo adesso io posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché io ritorno lavorando con l'arancione. Adesso che ho già nascosto il mio filo, io inizierò a lavorare il mio ultimo giro. Per quello io prendo il mio filo, vengo dove ho il gruppo di 11 punti alti, vado là nell'ultimo gruppo, nell'ultimo punto alto e metto il mio filo. Ritorno nell'ultimo punto alto e lavoro un punto basso. Ora è rimasto così. Vengo
Vengo qua dove ho le due catinelle che rimane nel centro del mio punto ventaglio e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vengo qua dove ho il prossimo gruppo di 11 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto basso. Salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro 7 punti alti, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7. Salto un punto alto senza lavorare, vado là nel secondo e lavoro un punto basso. Salto un punto alto senza lavorare, vado nel secondo e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7. Salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo che è l'ultimo e lavoro un punto basso. Vengo qua dove ho la catenella del mio punto ventaglio e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7. Vengo qua dove ho il gruppo di 11 punti alti, vado là nel primo punto alto e lavoro un punto basso. Salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto un punto alto senza lavorare, vado là nel secondo e lavoro un punto basso. Salto un punto alto senza lavorare, vado là nel secondo e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto 2 punti alti senza lavorare, vado là nel terzo che è l'ultimo e lavoro un punto basso. Vengo qua nelle due catenelle dove c'è il mio punto ventaglio e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado lì dove ho gli 11 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto basso. E così continuo lavorando in tutto il giro. Ho già lavorato tutto il mio giro. Ho lavorato l'ultimo gruppo di 7 punti alti, per questo vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato un punto basso nell'ultimo punto alto del giro sottostante. Entro in questo punto basso e lavoro un punto bassissimo.
Così ho finito questa parte. Posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché io ritornerò lavorando qua sopra. Allora adesso vengo qua dove ho iniziato lavorando le catenelle, che ce l'ho proprio qua sopra, metto proprio giusto e entro qua dove c'è la linea proprio là sopra. Io entro nella catenella che trovo lì e metto il mio filo. Lavoro 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Conto 16 punti alti. E vengo qua tra il punto alto numero 16 e quello numero 17 e lavoro un punto bassissimo. Giro il mio lavoro, vado nella mia prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Vado nella seconda, lavoro un punto bassissimo. Vado nella terza, lavoro un punto bassissimo. Vado nella quarta e lavoro un punto bassissimo. E così continuo fino ad arrivare là nell'ultima catenella. Ho già lavorato fino ad arrivare là nell'ultima catenella. Adesso io rientro qua dove io avevo messo il mio filo tra un punto e l'altro e lavoro un punto bassissimo. Così posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché il mio vestitino già sta pronto. E così è già il mio vestitino pronto. Grazie a tutte e alla prossima!